Dovremmo imparare qualcosa per affrontare la maledetta crisi climatica. Renato Di Nicola, una manifestazione con migliaia di giovani, anche meno giovani, per dire no al surriscaldamento del clima. Assolutamente, c'erano le carrozzelle determinate, c'erano tantissimi lavoratori come me per esempio che hanno lasciato sul tavolo 100 euro questa mattina perché hanno scioperato per il clima, quindi ci hanno rimesso, sono persone che vogliono cambiare. Per il clima noi diciamo che bisogna uscire dal fossile, non si possono continuare a fare chiacchiere se fra 11 anni l'acqua arriverà fino al comune di Pescara, l'acqua del mare. Quindi bisogna non fare più il carbone, non usare più il gas che è altrettanto nocivo del carbone, bisogna puntare sulle rinnovabili. Il governo regala 13 miliardi di euro ai petrolieri e a quelli del fossile, potrebbero investirlo nelle economie rinnovabili, perché non lo fanno? Allora devono capire che le multinazionali forse gli danno qualche voto e qualche soldo, ma la base del potere democratico sta nel popolo, e se il popolo decide di mandarli via perché sta per essere messi in dubbio la vita, lo faremo. In Abruzzo si possono fare tantissime cose, evitare il gasdotto Snam, Sulmona e Foligno, si può approvare la carta delle acque, si possono fare più ciclabili, si possono piantare più alberi. Che cosa stanno facendo finora? Il niente. Vogliamo ricordare che non abbiamo tempo. Io voglio fare un appello ai cittadini di Pescara che abitano tra il mare, la costa e la stazione, ma voi vi rendete conto di quello che succederà fra 20 anni alle vostre case, alle vostre città, alle vostre cose? O vi date una mossa o il clima non guarda in faccia a nessuno. Migliaia di studenti oggi a Pescara, ragazzi, per dire no al surriscaldamento climatico, è una tematica che voi sentite molto? Sì, è una tematica che sentiamo molto in quanto la terra è l'unica casa che noi abbiamo e pertanto pensiamo che sia giusto doverla salvare in qualsiasi modo possibile, quindi speriamo che le autorità e chi di dovere faccia qualcosa per salvarla in tempo.